Ciao ragazze, ciao! Si gira ragazze, tredicesima diretta extra live, creiamo insieme. Buongiorno, buongiorno! Un saluto dalla nostra super regia! Ciao a tutte, benvenute, benvenute ragazze, buongiorno! Buongiorno a tutte, ciao Maria Rosa, ciao Rosa, Loredana, ciao, buongiorno, Patrizia, Cristina, un bacione a tutte quante, anche se non vi leggo tutte, ma insomma vi saluto tutte quante con un super abbraccione virtuale. Salutiamo anche le ragazze che sono su Instagram, ragazze, vi aspettiamo sulla pagina di Facebook o su YouTube, così potrete vedere la diretta, insomma, in maniera più giusta, perché ovviamente poi ci sarà la il piano, la visione dall'alto quando inizieremo a lavorare, vero? Ciao Sabrina, le ali degli angeli, un bacio, la nostra rivenditrice. Anna, un bacione anche a te. Manola, buongiorno. Buongiorno a tutte quante. Oggi aria di primavera, anche qui in quella della provincia di Milano. Sta arrivando anche da noi la primavera, esatto. Carmela, sei riuscita oggi? Benissimo, eccoci, eccoci. E vi ricordo tutte comunque ragazze, se non riuscite a seguirci adesso in live, la diretta comunque viene registrata, quindi ci potrete poi riguardare con tutta calma, ok? Quindi andate poi a rivederci se vi perdete qualche pezzetto, ok? Mentre il cartamodello in omaggio che daremo come sempre alle nostre dirette extra live, quindi anche quello di oggi, lo trovate da scaricare, quindi da stampare voi da casa su Facebook Creativa Club, quindi nel nostro gruppo. Ok? Benissimo, è un cartamodello gratuito, va bene, e dopo assolutamente ne parleremo meglio, ve lo faccio vedere tutto quanto il progettino. Ciao ragazze, buongiorno, quante siete? Grazie, grazie mille. Allora ragazze, intanto vi ringrazio tantissimissimo ancora perché siete state veramente in tantissime a seguire sia la live del sabato scorso, ma anche la registrazione, quindi grazie davvero, vedo che insomma c'è tanto interesse nelle novità. Ciao Emi, delle novità della primavera, quindi sono contenta. Tantissime di voi mi avete fatto dei complimenti, davvero che mi hanno fatto crescere di 10 centimetri. Per cui grazie di cuore, siete state davvero davvero super carine. Quindi se non l'avete ancora fatto, se non avete seguito insomma in questo periodo, magari siete nuove oggi, la prima volta che mi guardate, vi ricordo di andare su www.martazanzottera.club, basta iscriversi con nome eccetera, per accedere alla registrazione della live che abbiamo fatto quando abbiamo presentato tutte le novità primavera-estate 2021 di Creativa by Marta. Ok, quindi sia i progetti sia il materiale abbiamo presentato. Quindi potete ancora andarla a rivedere là, ok? E ho visto che in tantissime state insomma usufruendo, diciamo così, insomma, che vi sono piaciute le sorprese che vi abbiamo fatto a fine del video, ok? Tante ovviamente di voi hanno aderito insomma a queste sorprese e vi ricordo però ragazze, perché in tanti esatto, oh oui, 300 da tutti i social, grazie, grazie mille ragazze, benissimo. Allora, dicevo, vi ricordo che le offerte sono a fine serie, quindi finché ci sono, e vi avviso che stanno finendo, quindi poi non mi dite che non ve l'avevo detto, eh? Ok, per cui tenete conto che ce ne sono 15-20 ancora di box, sia del Secret Box che anche di Fluffy. Chi vuole adottare Fluffy? Eccolo qua, il mio Fluffy. Eccolo qui. Questo è il progetto che ho fatto proprio per chi è andato o andrà, insomma, a breve. Eccolo qua, guarda, c'è anche lui qui nella sopraimpressione. Ok, ah, grazie, grazie Barbara, grazie. E, per cui chi vuole acquistare il kit per Fluffy, sempre su www.martazanzottera.club, ok?
sia anche le due super secret box, che sono quelle del ghirlandosa e feltrosa, quindi con all'interno dei materiali che sono per noi materiali in esaurimento, quindi finiti quelli non ce n'è più, ragazze, ok? Non contengono, ve lo dico perché mi pare giusto, mi piace essere chiara, non contengono materiali nuovi della collezione nuove. Per quelli, ragazze, dovete correre dai nostri rivenditori in tutta Italia, quindi o negozi fisici o su online, quindi andate, correte a vedere i nuovi materiali che noi stiamo spedendo, insomma, davvero i ragazzi sono super indaffarati a fare davvero tantissimi pacchi ogni giorno per cercare di spedirli al più presto. Ti piace la collana col pompon? Adesso vi spiego il perché. Sì, l'ho fatta io ovviamente. Per cui a brevissimo, tanti negozi già li hanno, comunque arriveranno piano piano a tutti i negozi d'Italia di Creativa by Marta avranno assolutamente le nostre super novità della primavera estate, ok? E vi ricordo a questo punto anche di richiedere il nuovo catalogo cartaceo con tutti i nostri prodotti, ok? Sia quelli della nuova collezione, qui c'è anche, ah certo, assolutamente, condividete questo video di oggi, questa live o comunque quella registrazione alle amiche, perché noi dobbiamo sempre crescere, 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 dobbiamo arrivare a 100.000 ragazze, 100.000 creative, assolutamente, prima della fine dell'anno. Questo è il nostro impegno, per cui assolutamente abbiamo bisogno anche di voi per condividere e così tantissime altre ragazze, insomma, si possono iscrivere. Ok, allora dicevo, richiedete il catalogo che con un minimo di spesa che dovete chiedere al vostro negoziante di fiducia, ok? E niente, così potete prenderlo gratuitamente, questo che è il nostro catalogo, non è un libro, è un catalogo con i nostri materiali, ok? Ovviamente poi ci sono anche delle foto di alcuni nostri progetti, ok ragazze? Benissimo, quindi mi sembra di aver spiegato anche questa cosa. Bene, bene, bene. Grazie Marianna, grazie mille. Sono contenta che la collezione vi piaccia. Adesso ovviamente piano piano andremo, insomma, anche a vederla. E quindi, ad esempio, non so se vedete quella ghirlanda alle mie spalle. Ok, allora quella lì è una dei progetti nuovi, come anche il fermaporta, questo qui con questo bellissimo fiore. Quando arriveranno, scusami, non ho fatto in tempo a leggere cosa, i materiali nuovi li stiamo già spedendo, li stiamo già spedendo a tutti i nostri negozi, per cui già parecchie cose le potete trovare. I cartamodelli invece arriveranno ai primi di marzo, quindi piano piano arriveranno anche quelli, come anche alcune fustelle, che alcune cose ovviamente arrivano, ci mettono un pochino di più a essere spedite. Katie, a chi lo chiedo? Ai rivenditori? Il catalogo sì, lo chiedi al tuo rivenditore di fiducia, cioè da chi prendi i prodotti Creativa by Marta, ok? Se non sapete quali sono i negozianti che rivendono i prodotti Creativa by Marta, dovete mandare una mail, ragazzi, e non scrivetemelo qua sotto perché io non li so tutti, non, soprattutto non so gli indirizzi. Dovete mandare una mail a ingrosso chiocciolacreativabymarta.com, ok? Da lì vi dicono i rivenditori più vicino a voi. Ok, ragazze? Grazie. Allora, ragazze, se vi è piaciuta la collezione finora, insomma, quello che avete visto, eccetera, eccetera, tanti pollici in su e tanti cuoricini, forza, forza, forza. E assolutamente condividete, condividete, condividete. Tantissima cosa da cosa che hai chiamato la creatività, bravissima Loredana. Esatto, dobbiamo arrivare a 100.000, non ci siamo ancora, però vediamo se ce la facciamo ad arrivarci. Ok. Allora, vi faccio vedere velocissimamente anche questa ghirlandina, ok? Che volevo farvi vedere perché
È una delle cose, oddio, sto buttando giù tutto, delle nuove cose, delle nuove creazioni della collezione primavera-estate, ok? E volevo farvi vedere come nuovo prodotto, perché adesso piano piano vi faccio vedere anche qualche prodottino, ogni volta. Mary, cosa contiene il kit Z? Allora, contiene due kit per due creazioni, quindi due creazioni, ok? A sorpresa, va bene? Per cui, ovviamente ci sarà una sorpresa. Saranno creazioni ovviamente primaverili, questo sicuramente. Diciamo che se guardi, se hai guardato il video, questo zzz ti dà magari qualche input, ok? Eccola qui Loredana, questa è la ghirlanda a cuore che avevo alle spalle, eccolo qua. Allora, vi volevo far vedere, visto che insomma primavera, fiori, margherite, sicuramente sono sempre belle. Allora, nuovo prodottino molto molto carino, è la nostra Yuta Light che abbiamo, che è quella diciamo della base di questo nastro, che abbiamo in diversi colori. Questa primavera l'abbiamo fatta con Yuta, quindi la base Yuta, proprio colore Yuta, con stampate sopra queste margheritine carinissime, bianche e gialle, molto molto carine. Volevo farvi vedere il giallo perché il giallo oggi è anche, diciamo così, il filo conduttore un po' di questa live, perché si parla anche della festa della donna, quindi ragazze, il giallo è colore assolutamente top per oggi. Per cui questa con le margherite e abbinata, guardate qua che carina, anche la passamaneria sempre a margherite. Molto carina, ovviamente insieme sono bellissime, guardate qui, quindi carini. Aspetta che non riesco a mirare, ecco la telecamera. Stanno molto molto bene insieme. Queste margherite qua sono di cotone, si possono anche separare una dall'altra, belle 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 belle, per cui lo usate tantissimo per un sacco di progettini diversi, come ad esempio appunto questo. Ok, vi faccio vedere anche questo che invece è un cordoncino. Ciao Morlacchi, ci manchi! Un cordoncino in juta che abbiamo così e anche chiaro, quindi color avorio, con dentro il filo di ferro per cui potete animarlo. Bene, bene, adesso ragazze, basta perché se no davvero facciamo tardi come al solito, solita chiacchierona che sono. Li appe dove vedo il video della nuova collezione? www.martazanzottera.club Adriana, ok? Segnati questo indirizzo qua. Allora, aspetta che appendo perché non ho più spazio sul tavolo, ragazze. C'ho il tavolo un po' invaso. Ok, allora, ragazze di Instagram, vi do un bacione e vi faccio venire per cui su YouTube Creativa Web TV oppure su Facebook Creativa by Marta, perché adesso accendiamo la telecamera dall'alto. Ok? Un bacio, ragazze. Ditemi poi, insomma, se siete riuscite a vedere la diretta. Ok? Ciao. Ok. Perfetto. Allora, eccoci qua. Per ricevere il catalogo, sì, ci sarà un minimo, Federica, che ovviamente dovrai chiedere al tuo negozio di fiducia, ok? Ci sarà una spesa di prodottini da fare, ovviamente di Creativa by Marta, e così avrete il cataloghino. Dalla tua destra è feltro, mi piacciono i colori. Alla mia destra, questi qua. Allora, questi qua. Questi qui dentro la vetrinetta, sì, sono pannolenci, mentre questi qui sono le nostre garze. Ok? Bene, bene, bene. Allora, ragazze, progettino di oggi, eccolo qui. Aspetta, ho preso il contrario. Eccolo qui. Hai preso la Z, speri di riuscire. Sì, tranquilla, tranquilla, assolutamente, non sarà difficile da fare. Eccola qua, anche perché poi faremo anche i video, ragazze, poi ripartiranno i video dei venerdì, quindi ci saranno anche tutti i video nuovi, per cui assolutamente non vi preoccupate. Oggi super fiorellini, quindi allora ho deciso di fare questa ghirlandina più che altro per farvi vedere i rametti. Ciao Carla, ciao Luise.
Allora, i ramettini, allora, sono proprio dei rametti singoli che ovviamente voi potete utilizzare in mille modi diversi. Io li ho montati sulla ghirlandina, ma ovviamente possono essere proprio dei rami da utilizzare separatamente per qualsiasi vostra creazione. Vi possono andare bene per la primavera se li fate con colori primaverili, ovviamente la festa della donna se li fate gialli, soprattutto le bacche, eccetera. Possono essere fatti in colorini chiari per la primavera, un po' più forti per l'estate e magari invece un po' più spenti per autunno-inverno, quindi carini. E sono quattro tipi diversi, adesso ovviamente li vedremo tutti e quattro. Ok, vi piace ragazze? Vi piace? Carina, no? Adesso vediamo com'è semplice farla. Sabato scorso nel live, aspetta, non sono riuscita a leggere. Stavo leggendo il messaggio, ma non ce l'ho fatta. Ok, ragazze, allora guardiamo subito che cosa contiene. Hai tolto il wifi? Sì, ho tolto il wifi. Perché mi vedete male, ragazze? Regia? Non tocco nulla. No, non tocco assolutamente nulla. Mani in alto. Posso andare avanti? Non saprei cosa scegliere. Grazie Rossana, grazie, 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 grazie mille. Ok, iniziamo. Allora, regia, se riesci a attivarmi la telecamera dall'alto. Eccoci, eccoci qua. Mi vedete? Questo è il piano. Perfetto, il piano di lavoro. Grazie Carla. Allora, dicevo, oggi facciamo questa, ve la faccio vedere da vicino. Quindi questa ghirlandina perché facciamo quattro tipi differenti di rametti. Quindi ci sono i boccioli, le more, le bacche che le ho fatte in due modi, con il pompon o senza pompon. Ecco, e niente, le due bacche. Quindi boccioli, le more, le due bacche, ah, e scusate, e le foglioline ovviamente. Ok, quindi quattro tipi differenti di rametti. Li ho applicati su questa ghirlandina, ma ripeto, potete usarle poi per tantissime altre cose. Allora, adesso vi spiego anche il perché ho qui delle fustelle. Intanto vi faccio vedere il cartamodello che appena, insomma, finiremo la live, la regia prontamente metterà su il gruppo Creativa Club, ragazze. Questo è il cartamodello di oggi. Il catalogo è da acquistare. Non ho fatto il tempo a leggere. Scusate, ragazzi, adesso se magari inizio a lavorare, magari non vi rispondo io direttamente subito a voce ai messaggi perché magari nel frattempo incollo o cucio, ma la regia vi risponderà per me, ok? Quindi comunque scrivete qui sotto che poi vi rispondiamo. Grazie mille, ragazze. Allora, dicevo, questa qui è la scheda progetto che appunto avrete a disposizione appena finita la live su Creativa Club, vedete? Gruppo Facebook Creativa Club, scritto sempre con due T qua. Da lì potete scaricare le nostre schede progetto, questa o anche quelle delle scorse volte. Allora, io ho già ritagliato i miei pezzettini della scheda, eccoli qua. Ok. E sono fatti in questo modo qui, aspetta che sposto la scheda, perfetto. Allora, abbiamo il cerchietto da 4 cm, il fiorellino e le due striscioline. Quando stampate, vi ricordo sempre, ragazze, qui c'è la misura, perché così voi andrete a provare se la vostra stampa è giusta oppure se la stampante vi ha ingrandito o rimpicciolito. Ok? Per cui andate a misurare, a controllare. Dalle fiocchette va resistenze per il tutorial per l'ombrellino. Il tutorial per l'ombrellino mi sembra che c'è già Gina. Mi sembra che l'abbiamo già fatto il tutorial dell'ombrellino. Prova a guardare su YouTube, ma mi sembra proprio che è già stato fatto. Semmai, se mi ricordo, ti metto il link poi. Ok.
Allora, vedete che com'è il fiorellino, questo qui, questo cartamodellino qua di oggi, è a quattro petalini, è come se fosse un fiorellino, ma lo utilizziamo sia per i boccioli, quindi sì, per fare il fiorellino, ma anche per fare le foglioline, vedete questo qua è il bocciolino, ok? Anche per fare le boccioline che staranno sotto alle bacche, ok? Qui vedete che c'è un taglio, una riga dritta. Ok, ciao Lori, un bacio, Lori Brescia. C'è una riga dritta, va tagliato il cartamodello. Mentre questa qua tratteggiata è perché il cartamodello lo dovete ripiegare. Ok, quindi così. E adesso vi spiego quando andrà ripiegato e quando andrà invece lasciato aperta. Katie, la circonferenza della ghirlanda che ho usato io è un 14, ma ovviamente potete usarla della misura che volete. Il kit che abbiamo preparato noi è da 14 la circonferenza. Allora, quindi i materiali che vi serviranno oggi sono i nostri pannolenci morbidosi, ovviamente, ok? Io li ho utilizzati in questi tre colori per questa ghirlandina qui che ho fatto, ma ovviamente potete utilizzarli anche in altri colori. Ad esempio, è questa Giovanna che stiamo facendo, questi bocciolini, queste bacchine, le morettine, ok? Potete farli per esempio anche sul rosa, sull'azzurrino, quindi assolutamente poi il colore andrà in base anche a che cosa volete realizzare. Sicuramente se volete fare una cosina per la festa delle donne, allora andiamo con i gialli, eh? Perfetto, quindi questo è quello che si userà come pannolenci. Aspettate che vi faccio un attimo di spazio. Poi la ghirlandina in metallo che vi dicevo è della misura 14. Poi vi serviranno dei cordoncini, nastrini. Ho usato anche la passamaneria foglioline, guardate che carine, belle, no? Questo cordone lanato molto carino. Poi vi servono dei pompon. Allora, noi di pompon ne abbiamo di diversi colori, ne abbiamo in catalogo veramente parecchi colori, come potete vedere anche appunto dalla collanina che ho io al collo. E abbiamo di questa tipologia qua, quindi un pompon super morbidoso, molto molto carino. Ok? Oggi li utilizziamo gialli appunto per magari ricordare il discorso della mimosa, ma li potete utilizzare anche in altri colori. C'è già il tutorial, ok, grazie Katie. Benissimo, quindi i nostri pompon e poi ci servirà una cosa particolare che è questa. Qualcuno di voi sa come si chiama? Si chiama, un nome un po' strano, si chiama guttaperca, ok? È un nastro leggermente adesivo, è quello che usano anche i fioristi, che per noi, diciamo, è una delle novità della primavera perché abbiamo messo in catalogo, anche se ovviamente è una cosa che esiste già da tantissimi anni, però l'abbiamo inserita perché appunto facendo tanti fiori ce la chiedevate. L'abbiamo messa in quattro colori, oggi usiamo il verdino, questo un po' più chiaretto. Ok, guttaperca, bravissime. Voi non sapete, nell'arco della storia, insomma, lavoro, soprattutto prima quando avevamo il negozio, eccetera, che nomi hanno dato a questo oggetto? L'hanno chiamata in mille modi differenti. Guttaperca, ok, è giusto, ma l'hanno chiamata. Siamo 400 tra tutti i social, grande ragazze, grazie mille, grazie, grazie che ci state seguendo. C'era una signora che è arrivata in negozio una volta tanti anni fa. E l'ha chiamata Gutalax. Mi dà una Gutalax? Cioè, ovviamente io sono scoppiata a ridere perché, cioè, in che senso, signora? Cioè, negozio creativo, il Gutalax non ce l'abbiamo. Sì, no, dai, quella cosa la verde che appiccica. Era la guttaperca. Molto bene. Immaginati se in farmacia chiedeva la guttaperca. Non so cosa gli. Vabbè, lasciamo perdere, ragazze. Allora, una cosa intanto che mi viene in mente: conservatela sempre nel sacchettino chiuso perché così non si secca e non mettetela vicino a fonti di calore, se no si secca la collettina che ha dentro. Ok, ragazze.
Vedete che ho qui anche la nostra bellissima, fantastica fustella taglia e ritaglia dell'Ortensia, perché questa fustella, per cui chi ha la Big Shot, perché per usare le fustelle, non guardate che già usata è la mia, questa che uso, per utilizzare le fustelle che sono questi cosi qui, ok, che hanno delle lame all'interno, guardate la nostra regia com'è pronta, guardate qui, vi ha messo il link per andare a vedere, che non mi ricordo chi me l'aveva chiesto, il video dell'ombrellino, ragazze, per cui se siete magari curiose andatelo a guardare, perché effettivamente l'ombrellino più queste bacche ci sta benissimo. L'ombrellino in questione è questo, aspetta che ve lo faccio vedere, eccolo qui. Effettivamente io qui ho messo delle bacche che avevamo già l'anno scorso finte, ok? Adesso invece quest'anno potrete mettere le vostre fatte da voi, molto molto carine. Dicevo, questa fustella è stracomoda per fare l'ortensia, quindi per fare tantissimi fiorellini tutti in una volta, perché vedete sono 6 e 6 in due misure, potete tagliare fino a 6 strati di panno Lenci, quindi insomma ve ne vengono botte da 36 ognuna, ed è simile come forma, non è proprio uguale, ma è simile a quella che andremo a utilizzare oggi. Vedete? La fustella, esatto, è una delle fustelle che abbiamo realizzato in collaborazione con Federica Country Creation, ok? Quindi questa è proprio, vedete, la Ortensia che ha utilizzato Federica Country Creation. E poi ovviamente io ho fatto anche, diciamo, diversi lavori, quindi l'ho trasformata, fatta diventare ad esempio il glicine. Ho fatto diventare, eccolo qui, ok? Qui trovate tutti i video poi su YouTube, sempre su Creativa Web TV, ragazze. L'ho utilizzata anche per fare delle roselline, insomma, è una fustella veramente top, ok? Per cui volendo la potete utilizzare anche per fare il progettino di oggi. Se no, vi ricordo che comunque c'è il cartamodellino da tagliare a manina. Perfetto, per chi non ha la Big Shot, non è indispensabile, anzi. Ok, ho tirato anche fuori qui. Grazie Stefania, sei riuscita a vederlo, ok? È spiegato sempre molto bene, grazie mille, grazie, grazie. Allora, vi ho tirato fuori anche la fustella, sempre taglia ritaglia nostra, della Dahlia, perché oggi faremo le more. Le more noi le faremo oggi più piccine, infatti vedete la dimensione più piccina, ma se volete potete utilizzare nello stesso modo che vi faccio vedere ora la fustella, quindi fare insieme a tutto il vostro ramettino magari delle more un po' più grosse oppure dei fiorellini anche di Dahlia che sono stupendi. All'interno troverete anche la foglia, quindi ci sarà le Dahlie in due misure, vedete? Daglie in due misure più foglia. Anche per questa fustella ho proposto parecchi video tutorial proprio di come sfruttarla al meglio, quindi andate a magari vedere su YouTube. Certo, regia, giusto, vi ricordo che alla fine del lavoro, quindi alla fine appena vi faccio vedere come fare questa creazione, ci sarà la ruota della creatività, ragazze, per cui tenete vicini i cellulari, perché ovviamente quando lo dirò io, solo quando lo dirò io, dovete mandare un messaggino WhatsApp sempre sul nostro gruppo. Numero di telefono 393 8108526. Ok, non telefonare, ma messaggiare la prima, la più veloce, verrà in diretta. Ok, perfetto. Allora, partiamo col progettino, se no non ce la facciamo più. Allora, tagliamo i nostri pezzetti, per cui tagliamo la strisciolina da 3 cm per 15 e io l'ho già fatto. Questa la lasciamo per dopo. Poi tagliamo invece con il panno Lenci questo verde pistacchio molto carino. Tagliamo già in queste, diciamo, foglioline. Ne potete tagliare con 4 petali,
quindi così com'è, con il taglietto in mezzo, oppure potete tagliarne qualcuna anche da 3 petali. Quindi per tagliare questa sagomina dovete ripiegare all'insù così, ok? Il vostro, diciamo, fiorellino da 4 petali lo fate diventare da 3. Vedete? Ok. E adesso, e poi vi servirà anche il cerchiettino così da 4 centimetri. Ok, partiamo. Allora, partiamo proprio col realizzare la cosa più veloce di tutti, che sono queste, le mimosine. Le mimosine, allora, insomma, che poi se non le fate gialle, le fate magari di altri colori, diventano come delle bacche, ok? Sono le più facili, le più veloci. Per fare queste mimosine ci occorre proprio una sagomina di queste a tre. Per cui con il cartamodello piegato in questo modo. Allora, come prima cosa dobbiamo prepararci dei pezzettini di filo di ferro. Filo di ferro, ragazze, della misura che volete, può essere diciamo uno 0,60, uno 0,80, non è un problema. L'importante è che riusciate un attimo a piegarlo, che non sia talmente duro da non riuscire a piegarlo. E nemmeno troppo troppo molle. Se ce l'avete troppo molle, lo doppiate o lo triplicate, insomma, in modo da farlo diventare un pochino più duretto. La lunghezza decidetela voi, io ne ho fatti di pezzi da 10 centimetri, ok? Perfetto. Allora, colla caldo, no, scusate, stavo già dicendo fesserie. Il lavoro che dobbiamo fare è questo, cioè dobbiamo rivestire il pezzettino di filo di ferro con la guttaperca, che abbiamo detto è questo nastro da fioristi. Allora, questa guttaperca è già un po' appiccicosella, per cui è molto comoda perché basterà metterla appoggiata, insomma, al nostro filo di ferro, la teniamo con le dita e nel frattempo la andiamo ad arrotolare. Ok, quindi questa è fatta proprio apposta, anche se si strappa non si vede la giunta, insomma, è fatta proprio apposta per i gambi dei fiori. Vedete? Perfetto. Non avete la guttaperca? Non vi preoccupate. A parte che ovviamente, come vi ho detto, adesso ce l'abbiamo in catalogo, per cui andate a prenderla dai rivenditori Creativa by Marta che ora ce l'avranno. Vabbè, comunque, se non volete acquistare la guttaperca, nel cartamodello c'è questa strisciolina alta 7 mm e lunga quanto volete. Infatti, qua in fondo c'è una freccia, perché vuol dire lunga, vedete voi, che potete ritagliare dal pannolenci verde, pistacchio, e quindi utilizzare questo per, diciamo, foderare il vostro pezzettino di filo di ferro. Ok, quindi lo girate senza guttaperca, è da solo liscio, quindi solo filo di ferro. Mettete un goccino di colla all'inizio e andate a foderarlo direttamente con il vostro pannolenci. Ok, e vi viene questo effetto qua. Quindi scegliete voi ragazze come fare il gambetto, se con la guttaperca o se no con il pezzettino di pannolenci che avete comunque nel cartamodello. Ok? Perfetto. Allora, una volta che avete la vostra stanghettina rivestita, prendete un goccino di colla caldo, la mettete qui in punta, la colla. Prendete una delle vostre palline di pompon, quindi o rosa o gialla o verde, il colore che avete scelto. Adesso stiamo facendo la mimosa, per cui la uso gialla, e la andate a incollare in punta in questo modo. Facile, facile. E già è carina così. La vogliamo, diciamo, decorare ulteriormente, quindi prendiamo le 3 foglioline, mettiamo la colla qui alla base, all'interno. Ok, sporchiamo anche un pochino più a salire in questo modo. Mettiamo il filo di ferro qui appoggiato così. Vedete? Ripiegate le foglioline dove c'è l'apertura fino a farle ritoccare tra di loro. Certo che puoi seguire la diretta più tardi, la puoi riguardare quante volte vuoi, assolutamente, perché ci sarà la registrazione. Non ti preoccupare. Ecco qui la nostra mimosina.
Per cui fatte in questo modo sembrano proprio delle mimosone, direi, un po' grosse, ma super carine. Queste le potete fare poi nel colore che volete, perché vi ricordo ci sono tantissimi colori di pompon e questa è la cosa più veloce. Ovviamente per fare poi il grappolino, dovrete, il rametto, dovete farne più di una, ok? Quindi questo è il primo ramettino che vi volevo far vedere oggi. Secondo rametto, con il cerchio del cartamodello da 4 centimetri, ok, andiamo a ritagliarlo, quindi disegnarlo e ritagliarlo, opala, su un pezzettino di pannolenci. Sì, sono già fatti, Carmela, i pompon, sono già belli che pronti, guarda che carini, sono super precisi, super perfetti e molto molto morbidi, ma compatti. Quindi questi li trovate proprio già pronti così dei nostri rivenditori. Quindi ok. E hanno più o meno una dimensione di 1,5 cm circa. Perfetto. Allora, dicevo, ecco, ad esempio, un'altra cosa che mi avete chiesto all'inizio, la collana che ho al collo, aspetta che riesco a toglierla. Se riesco a toglierla, sì. Allora, è fatta quei pompon perché qualcuno me l'ha chiesto prima, ho detto che l'avrei spiegata dopo. Eccola qua. E ho inserito all'interno un chiodo di bigiotteria, vedete, proprio infilandolo dentro e rigirandolo. E poi ho inserito della catenella argentata. Un'idea. Secondo voi, a voi piacerebbe se tanto magari o okay. Che ah, ecco la regia prontamente mi ha inquadrato anche di fronte. Se nei vari video che sto facendo, gli extra live eccetera, facessi, senti che italiano, vedere anche come si fa la bigiotteria base, a voi è una cosa che piacerebbe vedere, quindi vi incuriosisce vedere come si fa la bigiotteria, quindi quella proprio basica, come ad esempio può essere questa collanina carina o con delle perline. Che dite? Torniamo alla tua prima passione, hai ragione. No, in realtà no, perché allora la mia prima passione sono stati proprio il craft, quindi i pupazzi, eccetera. Poi nell'arco della vita, quindi questo diciamo 20 anni fa. Poi, dopo un tot di anni, sono passata alla bigiotteria e poi ritornata nuovamente al craft. Quindi, vabbè, sono un po' altalenante, ma perché mi piace un po' di tutto. Ecco, quindi ovviamente diciamo che spazio. Ecco, scrivetemelo qua, ragazze, così sì, vedo che mi dite di sì. Ok, grazie ragazze, vedi, almeno mi è venuto in mente ora, almeno così so cosa magari proporvi di novità quando non so cosa magari farvi come tutorial, almeno così. Bene, bene, bene. Ok, allora ritorniamo adesso a bomba sul nostro lavoro di oggi. Abbiamo detto. Quindi per realizzare, adesso stiamo facendo queste bacchettine qua, molto carine, quindi la bacca classica piccina, vedete questa piccolina così. Grazie Emi. Ti ricordi Emi, esatto, tutta la bigiotteria che abbiamo fatto? Esattamente. Bene, bene. Ok, bene regia, metti pure il tavolo così andiamo avanti. Benissimo. Allora, per realizzare queste piccole bacche che ovviamente stanno molto bene con queste fatte di pompon, per cui anche per fare dei ramettini. Vedete, queste sono un po' più piccine, quindi anche quando le andrete a posizionare, magari mettete queste più piccine in alto, queste un pochino più grandina sotto e già subito il rametto è fatto. Vedete? Sono super facili perché si fanno proprio con questo cerchiolino da 4 centimetri. Sì, no, la mia prima passione sono stati i pupazzi, sì. In realtà ancora prima c'era dei pupazzi, c'era stato il famoso patchwork col polistirolo e via. Quindi, vabbè, è stata un po' una escalation. Allora, grazie, grazie Selene e Sofia, in tutti i miei libri, grazie mille.
Allora, adesso una volta ritagliato, vi prendete un filo robusto, ok? Quindi un filo robusto e un ago e andiamo a fare la filza circolare, quindi tutti intorno. Bene, ragazze, sono contenta, non pensavo che vi piacesse, insomma, magari rivedere ancora la bigiotteria. Bene, bene, bene. Ok, allora guarda, mi adopererò sicuramente. Bene, buona cosa, buona sapersi. Allora, la filza circolare si fa a punti abbastanza non troppo vicini, insomma, tutti intorno. Io per farlo utilizzo questo sistema di punto accavallato, per cui parto dal dietro e giro, vedete l'ago? E ritorno nuovamente da dietro ad avanti, quindi da dietro ad avanti, da dietro ad avanti. Ok? In questo modo rimane la filza tutto intorno, proprio a pelo del tessuto. Esatto, Morena, sì, poi ovviamente si parte da una cosa e poi si arriva magari ad altro, poi si riprende ancora un'altra passione vecchia, insomma, è giusto secondo me, proprio per essere anche, per non annoiarsi, spaziare la creatività, insomma, in diversi fronti, secondo me è positivo, quindi non fare sempre la stessa cosa, eccetera, eccetera, perché così non ci si annoia, per cui anche magari ogni tanto tornare alle vecchie passioni è bello, ok? E poi, come dico sempre, la creatività comunque è terapeutica, quindi qualsiasi cosa che vi piace farla. Loredana, la bigiotteria cos'è? Infatti, vedo, tu in effetti non fai nulla di bigiotteria, eh? Quanti orsetti di polistirolo, certo che me li ricordo. Il Biedermeier, Gabriella, hai perfettamente ragione. Questo è il sopragitto, bravissima, bravissima, punto sopragitto. Io lo uso anche proprio per fare le circonferenze perché mi torna bene, ecco. Ok, una volta fatto tutta la circonferenza, potete prendere anche dei rimasugli che avrete ovviamente mentre tagliate il vostro panno lenci, avrete dei piccoli rimasuglietti di panno lenci, ok? Li appallottolate. Normalissima imbottitura, la pallottolate un pochino e la inserite all'interno. Quindi o rimasuglietti di panno lenci o imbottitura, vedete voi, l'importante è andarlo un pochino ad imbottire. Non imbottito tantissimissimo, però insomma un pochino giusto per avere una forma a pallina. Dopodiché sotto andate a chiudere fissando il filo. E voilà, la nostra pallina è fatta. Ok. Tagliamo, eccolo qui. Poi, sempre come abbiamo fatto prima, dobbiamo prepararci anche carmela e pompon sono già fatti. Sì, sono già pronti i pompon. Sono da acquistare così, li abbiamo di tanti colori. Se volete, nel kit di oggi ce n'è già dentro una decina. Allora, vi dovete preparare sempre come abbiamo fatto prima la fogliolina A3, quindi dal cartamodello. Che ne ha 4, ne piegate una e quindi ne tagliamo così 3, perfetto. E vi preparate sempre un pezzettino di filo di ferro già foderato, sempre o con la guttaperca o con la strisciolina di panno lenci. Ok? Mettiamo anche qui un pochino di colla in cima e inseriamo all'interno. Ok, così. Poi prendiamo le nostre foglioline. Si sente un po' di eco? Non so come mai, sai? È il solito, cioè le attrezzature, diciamo, sono sempre le stesse, cellulare, tablet, quindi non ho cambiato nulla. Non so come mai. E oggi sono più eterea e per questo si sente l'eco. Vuoi vedere che foto mi ha mandato tua figlia dopo aver cucinato? E magari regia alla gente non interessa, però come vuoi, faccela vedere se vuoi. Ok, quindi questa è la nostra bacca piccola,
che, ripeto, potete fare in diversi colori e unire aramettino con quella grande. Cosa sta combinando? Cos'è successo? Ma che cosa ha bruciato? Ma dov'è? In cantina? No, non voglio saperlo, guarda. No, non ci credo, non è il piano cottura, bugiardo. Vabbè, mi fanno spaventare. Vabbè, sono sciocchi i miei. Vabbè, regia, continuiamo. Non è il piano cottura, non è vero. In diretta tutto bene, molto molto bene, sono serena, non voglio andare a casa allora. Voglio rimanere con voi, ragazze. Non so, vengo a casa vostra. Chi mi invita arrivo. Se è vero che ha fatto un danno così, non voglio tornare a casa. Va bene. Non mi sembrava però il piano della cucina, anche se è così color pannino, ma non mi pareva quello. Ok, allora tutto bene. Sì, volevo cambiare la cucina effettivamente, ma magari non adesso, comunque non perché la brucia. Ah, ma mi sta prendendo in giro. Perché prima gli ho scritto, adesso vado in diretta. Se sembra un topo, hai ragione. Se bruci se la casa, incendi la casa, chiama il papà. E allora, secondo me, adesso mi stanno facendo. Non è vero, mi state facendo uno scherzo. Perché poi io ci credo, sono una pesciona e credo a tutti gli scherzi che mi fanno. E quindi, secondo me, si stanno divertendo. Vabbè. Non lo voglio sapere, voglio rimanere qui in diretta con le mie amiche e basta. Ok, vengo, sì, vengo da te, Gina. Allora, ragazze, quindi primo rametto, cioè prima bacca e seconda bacca fatto, poi vado insieme, ragazze, poi non capisco più cosa devo dirvi. Allora, adesso facciamo il bocciuolo, eccolo qua. Il bocciolino che è molto carino, ovviamente potete poi farlo diventare in realtà anche un fiorellino più aperto. Lo facciamo con, in questo caso l'ho fatto col pannolenci bianco, ok? Pannolenci morbidoso bianco e ho tagliato dalla nostra sagoma tutti e quattro i petali, vedete? E sì, io ci credo, Patrizia, quindi mi prendono per il sedere come vogliono, capito? È meglio non sapere, ragione. In più, vedete che qui c'è il taglietto. Quindi bisogna farlo anche qua, per cui fino al centro fate il taglietto così. Ok? Stessa cosa, identica, la fate anche per il pannolenci verde. Quindi sempre a quattro petali, sempre col taglietto. Benissimo. Poi prendete una stanghina. Ani, mi sa che starà in punizione a vita. Sì, allora 2 settimane fa o tre, non mi ricordo, ha spaccato il monitor del computer nuovo regalatogli a Natale, lo schermo. È giusto, ve lo dico così, 700 euro di danni, no? Tanto per restare sereni. Adesso se mi ha combinato sta cosa, la diseredo, va bene. Anita, se hai bruciato la cucina, ti diseredo, te lo dico in live. Ok, per cui una volta preparata la vostra stanghettina, prendete una pinzettina così e ripiegate il centro qui, il punto qui in alto. Amici di Anita, avvisatela, sì, che c'è qualche amica di Anita che segue le mie live, per cui se siete in live, avvisatela voi. Ok, fate un gambettino così, un gancetto. Dopodiché andiamo a incollare appena appena diciamo, i petali sopra alle foglioline, così, tenendo i tagli dallo stesso lato. Per cui mettiamo un po' di colla qui alla base, appena appena, e non tanta perché sennò poi si indurisce. Quindi fate proprio una cosa, una spolverata leggera leggera di colla. Ok, poi prendiamo la nostra stanghettina e la facciamo passare qui nel mezzo del fiore. Vedete che sbuca fuori per un pezzettino piccolo. Ok, poi prendiamo sempre la colla e stavolta invece dobbiamo mettere la colla, diciamo abbastanza, qui sia sui proprio sul petali. Sul centro, adesso ve lo faccio vedere da vicino, sul centro del fiore, in modo che quando ancora la colla è calda, vedete,
Io piego il gocciolino in questo modo. Ve lo ricordate quel gioco che si faceva con il foglio di carta? Ve lo ricordate che si faceva chi ami, no? Com'è che era? Quello che si faceva così, ni, 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 ecco. E questo vi assomiglia un pochino. Diceva, quanti anni hai? Ve lo ricordate? Io lo facevo sempre alle elementari. Sono passati troppi anni però e quindi non mi ricordo quanto, cosa si diceva. Lele, la prima volta che ho usato la mia macchina, 700 euro di danni per un parcheggio. Patrizia, quindi ecco, molto bene. E immagino allora quando farà la patente mia figlia. Adesso ne ha 14 di anni, ma aiuto, ho già paura. Aiuto, aiuto. Quindi questo qui è il bocciolino. Carino, no? Quindi potete farlo ovviamente più o meno. Inferno e paradiso, brava Eleonora, esatto, quello lì. Tangram, quel gioco Donatella si dice, ha detto, va bene, Tangram, allora io non so bene se io lo chiamavo Inferno Paradiso, effettivamente. Ecco, quindi un bocciolino Inferno Paradiso. L'inferno è quello che mi aspetta a casa, se è vera sta storia. Poi ve lo farò sapere, ragazze. Vi terrò aggiornati. Ok, ovviamente i fiori, dicevo, li potete lasciare anche più aperti e per cui fare dei boccioli più o meno chiusi. Carini, vero? Potete anche decidere di sporcarli con colori, come si chiama? Dei pigmenti colorati oppure con i trucchi, quindi con gli ombretti e dare un pochino di sfumatura alle punte, vengono molto molto carini. Ah, scusate, certo, la ghirlandina che stiamo facendo è questa con quattro tipi diversi di rametti. Ok, facili facili tutti che stanno bene tra loro. Ma in realtà potreste fare anche proprio dei rametti solo di boccioli, dei rametti solo di bacche fatte in questo modo piuttosto che questo. Quindi li potete dividere oppure mettere tutte insieme, che sono comunque molto graziosi, vedete? Eccole qua. Ora facciamo la mora, che è questa. Le morette. Anche queste pensate che belle, fatte anche per l'autunno, ad esempio, quindi con i colori autunnali, ma volendo anche per l'inverno, se le usiamo anche per il Natale. Cioè, questi quattro ramettini li potete riciclare per tutto l'anno, assolutamente. Anche fare proprio dei colori in base alla stagione, vengono delle cose carinissime. Anche le quattro stagioni, per esempio, carina, no? Come idea. Allora, le more si fanno in questo modo. Dobbiamo ritagliare la nostra striscetta. Fateci vedere scorrere i cuoricini, ragazze. Sì. Chi è su Facebook, schiacciate qua cuoricini. Pollici in su, che ci piace. Per la festa delle donne, esatto. Quindi basta che la facciate con del giallo. Soprattutto le bacche, quindi le bacche fatte a pompon oppure queste altre, fatte con del giallo e del verde, sono l'ideale per la festa della donna. Potete poi creare dei ramettini da fare come delle spille, quindi se avete delle amiche così da regalargliela con le spille, una spillettina con tutte, grazie, quanti cuoricini! Una spillettina con le bacche fatte da voi è carinissima, ma volendo anche qualche bocciolino, qualche moretta ci sta bene. Ok, allora abbiamo detto ritagliamo il pezzettino che quindi ci viene un rettangolo fatto in questo modo. Ora prendiamo la colla a caldo, metteremo la colla lungo questo lato. La striscia misura 3 x 15 circa, ragazzi. Sono sempre cose facili, non sono misure fiscali, eh? Quindi mettiamo la colla lungo il lato più lungo, ok? Quindi pieghiamo metà, attenzione a non scottarvi, e uniamo i due lati lunghi, così. Poi, forbicina e tagliamo.
Quindi con la forbice andiamo a tagliuzzare, non tagliate però fino in fondo, vi devono venire dei tagliettini. Sì, ragazze, vi ricordo per chi si collega adesso che se andate sul nostro www.martazanzottera.club potete acquistare Fluffy, per questo che sulla sovraimpressione la regia ha scritto adotta Fluffy. Fluffy, che è questo coniglione grande grande, veramente molto grande, carinissimo come progetto per la primavera e per la Pasqua. E ovviamente vedere la collezione, per cui chi non l'ha ancora vista, sempre su martazanzottera.club trovate la collezione primavera estate, il video, ok? Quindi potete vedere tutte le novità. Tagliuzziamo, tagliuzziamo intanto, ragazze, ok? Quindi tagliettini a distanza di 3, 4, massimo 5 mm uno dall'altro. Non devono essere molto profondi, quindi arrivate più o meno a metà dell'altezza della... che bello, Luisa! Ha messo tutti i cuori colorati in sovraimpressione, stanno benissimo. Vedete, ragazzi, allora i tagli devono arrivare più o meno al centro della nostra striscia. Zanzi, altro che, non ho letto, regia, raccogliere i capelli. Allora, regia, intanto sei proprio poco carino, perché tu sai perché raccolgo i capelli. Adesso mettimi un attimo di fronte, che così, tanto che hai spifferato questa cosa alle mie ragazze. Allora, questa, ragazzi, è la pettinatura sto aspettando di andare a fare la tinta. Quindi, quando voi mi vedete Quando mi vedete con questa pettinatura è perché sto aspettando di andare a fare la tinta, dovevo andare ieri, non ho fatto in tempo. Ma come dice la regia, mi risolve il problema mia figlia, perché appena arrivo a casa i capelli mi cascano dallo spavento. Ma se è vero, io vi ammazzo a te e a lei. Così. Ok, va bene, continuiamo adesso. Non lo voglio più vedere, ma ha arrostito tutto, ma non è vero, non è la cucina, perché prima il piano così da dove l'ha preso, quel pezzo lì di ferro che cos'è? Non è vero, un bugiardo. Però il piano della mia cucina ha proprio quel colore lì. Molto bene. Vabbè, regia, mi prendi la cucina nuova? Con i soldi tuoi, perché i soldi di mia figlia non bastano a questo punto. Oppure non prendiamo più la cucina e andiamo sempre fuori a mangiare. Eh? Ti piace questa soluzione? La penisola? No, ma non c'ha quel ferro lì, Gabri. Non è vero, mi state prendendo in giro. Guarda, mi è già diventato il naso è tutto qua rosso. Mi sto incavolando. Sembra il soffitto. Molto bene, ma anche il soffitto no, non è di quel colore. Grazie, Carmela. Mi cadranno i capelli dallo spavento, oppure mi diventano tutti bianchi e risolvo il problema della tinta. Vabbè, può essere. Vabbè, regia, continuiamo. Piano lavoro, forza. Ok, fatto questo, dobbiamo andare a avvolgere. Aspetta che non ho più un filo di ferro, molto bene. Aspetta che lo prendo da qua, così non stiamo a perdere tempo. Allora, prendiamo sempre un filino di ferro con intorno la guttaperca, quindi avvolto con la guttaperca o con la strisciolina di Pannolenci. Mettiamo la colla qui alla base della mora, dei taglietti qua che abbiamo fatto. Incolliamo la stanghina e iniziamo ad arrotolare. Quindi arrotoliamo, arrotoliamo, arrotoliamo finché c'è la colla. Poi rimettiamo ancora un pochino di colla e continuiamo. Allora, già adottato Fluffy, lo stai aspettando, arriverà, arriverà, tranquilla. Allora, arrotolando piano piano dobbiamo un pochino scendere, vale a dire che la spirale che andrete ad avvolgere non sarà tutta, diciamo, pareggiata qua in punta, ma
scendiamo appena appena, quindi mano a mano che arrotoliamo dobbiamo scendere un pochino, in modo che così voi dovete guardare questa parte che è quella del diritto del lavoro, verrà come un po' ovalina, ok? Quindi mettiamo la colla e arrotoliamo. Sì, Rossana, vi terrò aggiornati. Guarda, stasera vi dico se era vero, se era uno scherzo o che cosa. Vi mando un messaggio così vi tengo aggiornate sulla mia disgrazia. Quindi, o se è uno scherzo, picchierò la regia, quindi domani avrà dei lividi. Oppure, se invece è vero, niente. Allora, la figlia non la posso ammazzare, me la tengo così perché insomma ci ho messo tanto a farla, però piangerò proprio profondamente. Per info sulla collezione, esatto, sulle secret box. Allora, in realtà, ragazzi, per qualsiasi informazione che volete avere abbastanza urgente, mandate un WhatsApp sul gruppo, quindi che così riusciamo a rispondermi in fretta, ok? Per cui qualsiasi cosa che avete da chiedere, ve lo diciamo sicuramente in maniera più veloce, da WhatsApp. Allora, questa qui è la nostra moretta. Ovviamente la potete fare poi anche in diversi colori, tutti i colori che volete, per nascondere. Tra poco la ruota della creatività, sì, esatto. Quindi tra pochino, ragazze, tenete il telefono a portata di mano perché ci sarà la prima, la più veloce, arriverà insomma a giocare con noi. Allora, come funziona? Sì, tra pochissimo, quindi appena finiamo questo lavoro, ci sarà un bollino che comparirà qui in alto con scritto WhatsAppami. Ok, con il nostro numero di telefono che è 393 810 8526. Quindi da quel numero dovete mandare un messaggio, non telefonare. La prima, la più veloce, verrà in diretta, quindi vi verrà poi, vi ricontatteremo e però solo una è la più veloce. E potrai venire a giocare qui alla Ruota della Creatività, dove si vince sempre qualcosa di bello. Ok? Questa è la spiegazione. Adesso continuiamo la nostra moretta. Allora, come sempre, quindi tagliamo dal cartamodello la forma dei quattro petali con il taglio qui in mezzo. Cosa? Mio figlio rompeva i sette nani, poi li ricomprava rimettendoli in giardino. La ricomponeva, scusami, non ci vedo, in giardino mettendoli di spalle. No, mitico Nicoletta, top. E voi non vi accorgevate di niente? Oppure vi accorgevate, facevate finta di niente, probabilmente. Aiuto! No, vabbè, i figli, ragazzi. Io devo dire di grossi, grossi danni a casa quando ero piccola, no, non li ho mai fatti, anche perché mia mamma mi avrebbe fatta fuori, perché ci teneva molto alla casa, quindi mi avrebbe ammazzata. Allora, mettiamo poi la colla qui attorno, ecco, così, e appoggiamo in questo modo la morettina e poi ripieghiamo verso l'alto le foglioline in modo da ricoprire, e quindi semmai, come ad esempio qui, rimettiamo un pochino di colla, se serve. Per chiudere bene le foglioline e far abbracciare la muretta. Eccola qua. Va che carina, eh? La potete fare anche in altri colori, come ad esempio il rosa, in azzurro, in tutti i colori che vi piace. Anche questa, diciamo, tecnica della mora, se la lasciate invece più aperta, magari facendo un pezzo più lungo dei 15 centimetri, diventerà come un fiorellino che appunto noi abbiamo chiamato Dalia. E per questo vi dicevo che potete utilizzare anche la fustella taglia ritaglia della Dalia. La vedete, eccola qua. Quindi nello stesso modo, ma montandola in maniera diversa, otterrete questo effetto.
Vi ricordo che su YouTube ci sono i video tutorial anche per come utilizzare altri modi per come utilizzare questa tecnica che vi ho fatto vedere adesso, che è molto carina. Per cui queste sono le quattro nostre, diciamo, i nostri modi per realizzare il nostro rametto, che possono viaggiare da soli oppure tutti insieme, per cui potete montarli come preferite. Per montare i rametti basterà prendere magari, secondo me, le più piccine, come sono ad esempio le bacche, le mettete in alto, un pochino più in alto così. Poi potete mettere le bacche, queste qua, fatte con il pompon, che sono leggermente più grandine, e poi i boccioli, e per finire le more, che sono un po' più cicciottelle. Ok, potete poi legarle tutte insieme con un nastrino, oppure prima di legarle col nastrino andarle ad unire con la guttaperca in questo modo qua. Ok, e quindi avete fatto il vostro ramettino, che poi certo potete andare a decorare con i nastrini e cordoncini, eccetera. Vedete? Ok, per fare la ghirlandina, ragazze, come ho fatto io, quindi questa, per fare esattamente questa. Allora, la base, che è questa qua, la dovete prima rivestire con la guttaperca. Quindi per rivestirla dovete strappare dei pezzetti di guttaperca e arrotolarli in questo modo. Allora, la guttaperca va sempre un pochino tirata, perché così tirandola si sprigiona la colla e quindi vi rimane ben applicata. Vedete? Così, poi la schiacciate un po' con le dita ed è fatto. Poi, quando volete andare a unire le parti, adesso aspetta che l'avevo, ecco. Quando volete andare ad unire le bacche, ne prendete magari due alla volta, le appoggiate qui alla ghirlandina, in questo modo. La moretta può essere anche una primula. Bella, Anna, hai ragione, carinissima, quindi assolutamente la potete poi trasformare anche leggermente, per cui assolutamente la potete utilizzare. Allora, Nicolò, il mio piccolo killer dei nani, cercava di imitare Totti, certo, uguale, però con i nani. Il mio giardino è piccolo e quindi decapitava tutti quanti. Gli piace fare le creazioni, benissimo, ti aiuta, sono proprio contenta. Bene, Nicoletta, dai un bacio allora a Nicolò, mi sta simpatico. Allora, quando avete messo due bacche, per esempio, poi potete mettere, non so, una mimosa e un bocciolino, quindi un pochino più in giù, e continuate ad avvolgere con la guttaperca, e in questo modo potete realizzare proprio tutta la circonferenza. Ok, ragazze, quindi questo è il sistema. Dopodiché, una volta che avete montato un po' dei vostri bocciolini, eccetera, i vostri fiorellini, potete fare o metà ghirlanda come ho fatto qui, oppure proprio tutta intera. Ecco, quindi riempirla tutta quanta, che è anche molto carina. Potete legare la passamaneria a foglioline insieme al cordone di lana e al nastrino, questo di juta, ok? Quindi potete farla legandole tutte insieme. Hai fatto una moretta in contemporanea, top, bravissima Steffi, brava brava. E poi, se vi piace l'idea, ragazze, abbiamo queste simpatiche tag in cartoncino, questo kit fatto in questo modo. Ci sono le taghettine di cartoncino verde acido e le nuvolette fatte in questo modo di lavagna adesiva, per cui qui basta, vedete, staccare perché è proprio come un adesivo. Con un pennarellino bianco potete disegnare, come un comunissimo pennarellino bianco, potete disegnare e scrivere il messaggio che volete mandare. E quindi, ad esempio, io qua ho scritto Viva le donne. All'interno di questo set di taghettine c'è anche degli scotch adesivi così gommati,
Quindi volendo potete metterle e diciamo per poterle poi toglierle. Quindi quando magari è finita la festa della donna potete togliere la taghettina senza che vi si rovini nulla e quindi rimane una cosa da poter levare all'occorrenza, quindi passata la festa della donna che ovviamente è l'8 marzo, però questa ghirlandina può rimanere anche assolutamente per tutta la primavera estate. Vi piace l'idea, ragazze? Quindi anche qui potete mettere ovviamente anche altri messaggi, non per forza quello che ho scritto io, quindi anche magari una scritta di benvenuto, eccetera, eccetera. Allora, se vi è piaciuto il progettino, direi tanti pollici in su e cuoricini, ok? Fateci vedere, ragazze, forza, forza. Secondo voi come vi piacerebbe farla? Di che colore? Quindi andrete sul giallo oppure farete di colori magari un po' più sgargianti, colori temi? Perché assolutamente questa la potete usare, ma addirittura sono bacchettine che potreste utilizzare anche per dei fiocchi in nascita, per qualsiasi cosa davvero. Quindi secondo me sono carini e riutilizzabili tantissimo. Ok, nel frattempo, ragazze, intanto che leggo i vostri messaggini, direi che mandiamo la nostra ruota della creatività, ragazze. Per cui, pronti, appena esce il bollino, la prima, la più veloce, la più fortunata verrà in diretta con noi. Per cui iniziamo anche a giocare, ragazze. Per cui la prima è appena esce il bollino. Orchi non ero pronto, l'ho fatto apposta, regia. Mi volevo un pochino vendicare perché secondo me mi avete un po' presa in giro oggi e allora io mi vendico così. Attenzione al bollino, ragazze. Ancora me lo mette, io lo ammazzo. Mi aiutate? Allora, mi hanno detto che se metto, gli metto in vena un pochino di aria, tipo con una siringhetta, nessuno mi scopre dell'omicidio, quindi potrebbe essere un buon modo. Che dite voi? Peccato che svengo appena vedo un ago, quindi questo non lo potrei fare io, mannaggia. Devo trovare un altro sistema per farlo fuori in maniera che però non capiscano che sono stata io. Ditemi un po', come posso fare? Grazie Flavia. Ops, venuta via, non l'avevo appiccicata bene. Eccola qui. Ma come fai senza regia? Non lo so, perché vedete che adesso in settimana, già questa settimana vi ho fatto diverse sorprese così, live, in mini live, veloci, veloci, senza regia, ragazze. Per cui regia, stai attento, perché potrei anche sostituirti, ok? Sono più belle, sì, le dirette con la regia sono più belle. Visto che ci avviciniamo a Pasqua, belliamo tutte. Beh, siamo un po' scemi oggi, ragazze. Cucina funghi, hai ragione. Dovrei prendere dei bei funghetti di quelli avvelenati. E cucinagli, ragazze, whatsappate! Ora! La più veloce, forza! Vedremo chi riesce a venire con noi oggi in diretta a giocare alla nostra ruota della creatività, dove si vince sempre. C'è anche in palio una super, super, super creativa box con all'interno tantissimi materiali, ragazze. Per cui, forza, forza! Allora, sì, esatto, potete farla anche per l'autunno e la primavera, assolutamente, primavera, estate, tutte quante le stagioni, quindi senza assolutamente magari la scritta, ovviamente viva le donne, oppure ci potete scrivere appunto benvenute. La ghirlandina potete usarla anche una ghirlanda più grande, perché questa è abbastanza piccina, quindi abbastanza ridotta, ma potete farla più grande. Anche l'idea, ragazze, me lo stavo dimenticando, di utilizzare questi quattro, diciamo, rametti che vi ho fatto vedere oggi per le bomboniere. Adesso iniziamo anche il discorso bomboniere. Mariangela, velocissima! Wow, complimenti, Mariangela, dito lesto! Eri già pronta, brava, brava, mi hai ascoltato dall'inizio allora.
Dicevo, anche per le bomboniere, anziché mettere quei fiori, magari nulla togliere dei fiori artificiali che ce ne sono di stupendi, eh? Però insomma, magari un fiorellino fatto a mano è sempre una cosa più carina. Ecco, per cui magari anche sulle vostre bomboniere, dal classico sacchettino, quindi semplice, semplice, a bomboniere un pochino più particolari, questa stessa, quindi senza la targhettina, eh? Questa stessa ghirlandina qua può essere una bellissima bomboniera. Tenete presente che le ghirlandine le abbiamo anche da 6 centimetri fino ai 30, per cui le abbiamo di tutte le misure. Questa è una 14, c'è anche la 11 che è ancora più piccola. Per le bomboniere, ad esempio, è carinissima. Esatto, infatti per le bomboniere anche ve lo volevo dire, mi stavo dimenticando, vedi? Mi fanno andare fuori di testa con sta cosa della cucina bruciata che adesso non capisco più niente. Però l'idea della bomboniera è carina. Poi dietro qui, no? Dove avete legato, diciamo, il fiocchetto, gli potete legare il sacchettino della bomboniera con i confettini. Rimane carino proprio da morire, secondo me. E potete usarlo anche per un maschietto, perché comunque non sono proprio fiori. Quindi le bacche, secondo me, anche per un discorso maschile, possono andare bene. Se poi le vedete in azzurro, in blu, in verdino, questi colori, va benissimo anche per un maschietto che non si sa mai che caspita fare maschietti, poverini. E invece questa potrebbe essere un'idea top. Cioè, vi è piaciuta come soluzione? E detto tra di noi, anche veramente poca spesa. Perché con un foglio di pannolenci, sai quante ne fate, di queste cosine, sia di bacche, di morette, ne fate tante, perché comunque sono piccine. Per cui anche poca spesa, tanta resa. Dai, bella, bella, bella. Anche l'idea delle bomboniere, quindi. Se femminuccia, tutti i toni di rosa e lilla, super top, giusto? Se invece è maschietto, appunto, magari sui blu, gli azzurri. Se la volete rendere un pochino più shabby, li potete mettere anziché il verde pistacchio, potete usare il verde prato, che è quel tono un pochino più scuro. Come avvolgi la passamaneria Fiorellini? Te lo dico subito, in realtà la passamaneria Fiorellini, che non la trovo, eccola qui, è ripiegata come un fiocco. Eh sì, grazie. Siamo Sara. Allora, di scemenza qua non ne manca adesso, te lo dico proprio col cuore, per cui se dovessimo mettere tutte le cavolate che succedono qua nel fuori onda vario, vabbè. Dovremmo però, regia, fare una sequenza di tutte le cavolate che escono. Se poi ci mettiamo dentro anche la Simona, la Debra, insomma, tutti quanti noi che siamo, veramente sarebbe da ridere. Allora, io l'ho piegata semplicemente a fiocco, così, ok? E magari questa parte, quindi la parte, diciamo, finale, l'ho un po' attorcigliata. Attorno, guarda, te la faccio vedere da dietro, vedi, è semplicemente attorcigliata attorno, non l'ho neanche fissata perché tanto si blocca, quindi l'ho rigirata un po' all'interno delle varie bacchettine, quindi in maniera molto molto semplice, quindi è facile. Questa passamaneria, questo ho utilizzato il verde acido che è quella più accesa, perché volevo comunque qualcosa di colorato, ma c'è in altri due toni di verde. Quindi più scuro e ancora più scuro, e c'è anche in bianco, quindi anche per le comunioni, le cresime, così magari anche mettere quella lì bianca. È carina anche lei, ragazze, per cui tenete presente anche quella. Poi, se vi piace l'idea della targhettina, questa qui, magari anziché con la scritta, ovviamente, Viva le donne, se volete mettere il nome e la data, sempre. Che si può magari mettere e togliere così a casa chi poi non la vuole la stacca, potrebbe essere anche carina come idea per utilizzare anche queste targhettine che ci sono. Io le ho utilizzate in verde, ma mi sembra ci siano anche sul rosa o comunque in altri colori. Se volete, poi mi chiedete e vi dico. Ma non sono le uniche che abbiamo, è di tag. Per cui, nel caso ci sono anche quelle normali, semplici per poter scrivere la data e il nome. Del cresimando piuttosto che come si dice quella che fa la comunione? Cioè chi fa la cresima si dice cresimando e cresimanda, chi fa la comunione?
comunando. No, come si dice? Non lo so. Abbiamo chi in diretta? La regia mi porta. Devo chiamarla come così, Sì, vediamo. videochiamata. Ok, come si chiama? Mariangela. Mariangela, eccola qua. Ragazzi, abbiamo Mariangela tra poco in diretta con noi, che così. Eccola! Ciao Mariangela! Ciao, ciao, benvenuta, piacerissimo. Guarda, ti faccio vedere a tutte le ragazze. Eccola, lei è la super veloce di Tolesto, che è stata veramente velocissima oggi. Quindi giochiamo alla ruota della creatività, ragazze. Vedo che tu hai una cucina perfetta. Immagino che la tua non sia bruciata. No, ecco, spero neanche la mia, Mariangela. Quindi incrociamo le dita, va bene? Perché sennò oggi finisce a schifio proprio, come si suol dire. Guarda, la regia poi mi mette sul monitor ancora quella bruciatura lì che veramente mi fa venire l'ansia. Vabbè, allora ragazzi, aspetta che giro un attimo la telecamera. Eccola qua. L'importante, anche se ci sono un po' di riflessi, ma l'importante è vedere questo, ok? Beh, eccolo qua, Mariangela, questo che devi vedere, ok? Che è dove c'è la vincita. Vai, dimmi 1, 2, 3 e io giro. Vado, no, aspetta che non vado, se no tocco dentro il tavolo, aspetta, eh. Ok, vado, 1, 2, 3, via! Forza, 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 forza,
tulle, nastro di tulle, quindi un sacco di colori di tulle molto belli, perché ovviamente per la primavera il tulle è top, quindi potrai fare un sacco di ghirlande. Ecco, quindi un sacco di ghirlande, di anche di pompon fatti con il tulle, che sono anche molto carini, vestitini per le bamboline. Quindi, insomma, ti faremo un bel pacco tutto assortito, anzi dici magari che colori preferisci, così te lo, quando ti contatterà la ragazza glielo dirai, così, o mandandoci un messaggio come vuoi, così ti facciamo i colori che ti piacciono di più. Il tulle andrebbe benissimo anche da usare con la ghirlandina che abbiamo fatto oggi, eh? Va bene, Mariangela, ti ringrazio tantissimo. Da dov'è che chiami, che non te l'ho chiesto? Allora, Gioia del Colle, provincia di Bari. Bari, madò, che bello. Mamma mia, ma sei vicino al mare quindi, oppure un po' distantina? No, siamo un po' distanti, però 40 minuti di mare. Infatti, siamo... stavo dicendo, una mezz'oretta, insomma. Sì, ecco, sì, sì. La regia dice la focaccia di Bari coi pomodori. Buonissima, la focaccia barese. La focaccia barese e anche il ciccio che si mangia a tavola, come il pane, giusto? Tipo sì, no, no. Ah, ecco, allora no. Vabbè, ah, ok, ecco quella lì, buonissima. E poi dopo dipende dove vai, in Puglia magari hanno modi diversi per chiamarlo. Comunque si mangia da Dio, ragazzi, da voi. Bene, ma l'Italia è tutta bella, ragazze, per cui ti mandiamo un bacione grandissimo, Mariangela, un bacio grande grande, grazie per averci seguito, continua così. Grazie, un bacio anche a tutti voi. Mi ha fatto piacere, un bacione anche dalle ragazze. Ciao. Ciao. Ciao, ciao. Grazie. Grazie a te. Ok, carinissima Mariangela, dalla Puglia, mi chiami, mi parli già di cibo, di cose, qua così. Ho mangiato, sto mezzogiorno abbiamo mangiato i cornettini lessi, i fagiolini lessi, con la bresaolina. Per cui capite bene che se mi iniziate a parlare di cibo e di focaccia, mi si apre lo stomaco così. Le taccole, sì, scusami, non i fagiolini, le taccole abbiamo mangiato. E adesso niente, a me mi viene già da piangere, ragazzi, a pensare alla cucina che ho a casa. Insomma, vediamo a casa se effettivamente il danno, ecco appunto, guarda che
Non è la mia cucina quella lì, perché non è il fornello così, e poi cosa è successo? Tutto sporco. Non è vero. Io credo che mi state impaperando, che non è vero che è successo niente. Non è vero, non è vero. Ragazze, se no io vengo da voi, ok? Faccio un giorno a testa e mi muovo in tutta Italia. Ma che bello, eh? Mari Crea, allora, per giocare alla ruota della creatività, ogni sabato lo facciamo, ogni sabato all'Extra Live delle 14, ok? Quindi dovrai tenere il cellulare a portata di mano con il nostro numero di WhatsAppami, ok? Quindi appena poi uscirà il bollino, quindi quando finiamo solitamente di realizzare il progettino della giornata. Io mando questo bollino che compare qui sopra con scritto WhatsAppami, la più veloce, il primo messaggio che arriva, perché me ne arrivano sempre tantissime, ragazzi, ma non è che possiamo fare ogni volta più di una. Quindi, la prima che arriva il messaggio viene a giocare in diretta con noi, ok? Quindi ogni sabato, infatti, io vi do appuntamento sicuramente a sabato prossimo, quindi per la prossima extra live, quindi creiamo insieme del sabato alle ore 14, ok? Venerdì, questo, eccomi qua, mi ha messo il bollino. Gli appuntamenti della settimana, ragazze, vi ricordo che a sorpresa durante la settimana faccio dei mini live, magari già dicendovi qualche novità, facendovi vedere qualche progettino nuovo della collezione nuova, qualche materiale nuovo, quindi facciamo due chiacchiere insieme, ok? Proprio mini live di un quarto d'ora, non vi tengo molto. E questo è un appuntamento. Poi il venerdì in giornata dovrebbero ricominciare i video tutorial gratuiti che troverete su YouTube Creativa Web TV, che poi condividiamo anche su Facebook, ok? Questo venerdì dovrebbe esserci, vediamo se insomma se ce la facciamo. Grazie Nicoletta, troppo carina. Bene, bene, mettiti allora l'avviso sul telefono che ogni sabato alle 14 siamo qua. Sempre con qualcosina, qualche progettino facile, carino, veloce e semplice anche per chi non ha mai fatto nulla. Da sabato prossimo direi che penso già, sono già quasi sicura, incominceremo con tutte le cose per la Pasqua. Quindi inizieremo a vedere diversi progetti che assolutamente vanno sul discorso Pasqua, primavera, eccetera, eccetera. In effetti anche oggi l'abbiamo fatto per adottare Fluffy, ok? Vi ricordo di andare su martazanzottera.club, dove potete rivedere la nostra registrazione della diretta con le creazioni della primavera. Alla fine ci sono delle sorprese, tipo questo Fluffy, che è quello qua, vi saluta Fluffy. Ce l'ho qui a portata di mano, eccolo. È talmente grande che non riesco a tenerlo, ma insomma, eccolo qui. Ok. E potete acquistare il kit appunto di Fluffy oppure la Secret Box Feltrosa o Ghirlandosa. Vi ricordo che ce ne sono pochi pochi, ragazze. Poi non vi lamentate, io ve l'ho detto, ok? Tutte le novità con anche il nostro. Arrivo, c'ho una cosa qua, una cosa là. Il nostro, eccolo qui, catalogo generale, ok? Lo potete trovare dai nostri rivenditori in tutta Italia. Adesso li stiamo spedendo, qualcuno ce l'ha già, come anche tutte le cose nuove, ragazze, bellissime che ci potete leccare i baffi con tutte le cose nuove. Oggi abbiamo proposto l'aiuta nuova con le margherite e la passamaneria con le margherite, ma questa è solo una puntina, quindi una piccolissima parte di tutte le nostre nuove cose che potrete trovare dai nostri rivenditori. Per sapere quali sono più vicino a voi o quali sono online, eccetera, mandateci una mail a ingrosso
ingrosso@creativabymarta.com, ho avuto un lapsus, ingrosso@creativabymarta.com per sapere qual è quello più vicino a casa vostra. Hai fatto la ceretta, molto bene, in che senso? Anch'io dovrei fare la ceretta, ma prima, come potete vedere, la tinta. Per cui prima andiamo dalla parrucchiera e poi si penserà all'estetista. Va bene ragazze, un salutone grandissimo da me, dalla mia super regia. Se ancora viva la super regia per sabato, se no vi saluterà ora e mai più. Va bene, perché se questo è vero io ammazzo lui e mia figlia. Comunque tutto bene, se non vedete neanche a me sabato è perché mi hanno arrestata per omicidi vari. Va bene, un bacione ragazze, un abbraccio grande grande grande, così. Buona creatività a tutti, mua, 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 con i prodotti Creativa Bay Marta, assolutamente, ciao!